Ben ritrovati cari ascoltatori di Controradio ed Insider dentro la città. Adesso voltiamo decisamente pagina e parliamo di estate, perché dopo l'ondata di maltempo che ha interessato la Puglia, finalmente spazio al sole, al caldo e ai primi bagni. Tanta gente ha affollato ieri la spiaggia più famosa di Bari, quella di Pane e Pomodoro, e sono tornati sulla spiaggia anche i nostri amici a quattro zampe della Scuola Cani di Salvataggio Nautico di Bari e del nostro amico Donato Castellano. Ben ritrovato, Donato. Buongiorno, buongiorno a tutti. E allora, al via ufficialmente la stagione con anche il servizio offerto appunto dalla vostra scuola di assistenza ai bagnanti, che è diventata sicuramente molto famosa, soprattutto lo scorso anno a luglio dopo il salvataggio di una donna. Ma la presenza dei vostri amici a quattro zampe, Donato, è stata confermata anche per questa stagione su tutte le spiagge cittadine di Bari. Sì, è proprio un motivo di orgoglio il nostro, quello di essere stati voluti nuovamente dal Comune di Bari per offrire un servizio del tutto gratuito a favore della cittadinanza. Noi ieri abbiamo inaugurato la stagione estiva, anche perché la scorsa domenica, a causa del maltempo, non abbiamo potuto fare nulla, anche se eravamo comunque presenti a vegliare sempre sulla sicurezza. Però ieri devo dire che il caldo, il mare ha consentito veramente un affacciarsi di tantissima gente sulla spiaggia di Pane Pomodoro. Eravamo presenti là già dalle 8 di mattina con tutte le nostre unità cinofile, che anche quest'anno sicuramente si faranno apprezzare e coccolare da tutti i bagnanti. Il nostro è un servizio bello, è un servizio utile, perché come ha detto lei prima, la scorsa estate siamo riusciti ad effettuare un salvataggio di due donne, abbiamo salvato due donne che stavano annegando. Forse la nostra competenza, il fatto di farci voler bene ha spinto il comune ad averci anche quest'anno sulla spiaggia. E devo dire che già ieri ci sono state molte, molte dimostrazioni di affetto e di stima. I nostri cani si fanno voler bene, mi creda, veramente. Sono degli angeli pelosi che tirano le coccole da tutti. E tra Ieri non l'altro, ci sono stati, prego. sì, tra l'altro tirano le coccole, Donato, ma diventano anche fondamentali poi appunto come è accaduto lo scorso anno. Ecco, ricordando un po' quelle che sono le dinamiche delle vostre lezioni di salvataggio, Donato, cerchiamo anche di riepilogare appunto quelle che sono le fasi cruciali quando, diciamo, nel momento in cui scatta un allarme, qualcuno chiede aiuto. In mare voi che cosa fate? Allora, faccio una precisazione, chiedo scusa, perché è fondamentale spiegare questo. Le unità cinofile sono composte da cane e conduttore. La nostra associazione è l'unica associazione, che, richiede anche il brevetto di bagnino al conduttore del cane. Se non sei in possesso del brevetto di bagnino, questo tipo di attività non la puoi svolgere. Praticamente il salvataggio, l'intervento viene effettuato dal conduttore del cane, che si rende conto, magari attraverso binocolo o comunque scrutando attentamente la spiaggia, qualsiasi situazione di pericolo. Vi racconto brevemente che cosa è successo la scorsa estate. La spiaggia di Pane e Pomodoro è una spiaggia, io la chiamo una spiaggia multietnica perché comunque ci sono tantissime, è frequentata da tantissime persone di varie nazionalità. Il pomeriggio si riempie di extracomunitari, uomini di colore, molti indiani, e queste persone qui per una loro religione non entrano in mare in costume da bagno, quindi entrano in mare completamente vestiti. L'anno scorso un gruppo di sette donne sono entrate in mare. Già il fatto che sono entrate in acqua tutte vestite ci ha messo un po' in allerta. Sono arrivate all'altezza dei frangifrutti, il mare era calmo, improvvisamente si è ingrossato il mare, loro colti dal panico
in più, i vestiti sicuramente avranno contribuito a creargli ulteriormente paura. Hanno cominciato a scendere a bere, a preoccuparsi, quindi comunque colti dal panico sono andati giù. Noi abbiamo visto da lontano questo chiedere aiuto e improvvisamente e tempestivamente siamo partiti, io e Grace. Allora, i cani sulla spiaggia stanno sempre in allerta, hanno una loro postazione, però un minimo accenno partono. Quindi io ho dato il comando a Grace di seguirmi, siamo riusciti a raggiungere in tempi brevissimi queste persone all'altezza dei frangifrutti, le abbiamo messe in salvo, abbiamo praticato subito le prime azioni per liberarle o quantomeno per metterle in tranquillità. Nel frattempo, devo dire, la spiaggia mi ha aiutato perché ha allertato subito i 118 che sono venuti subito con l'ambulanza e hanno preso in carico, ecco, hanno preso, hanno gestito loro poi la situazione. Insomma, una storia a lieto fine, Donato, quella una che ci hai raccontato. Per fortuna la possiamo raccontare e devo dirvi che è emozionante perché per me è stata la prima vera e propria azione di salvataggio. Io ho un brevetto da oltre 3 anni e devo dire che non mi è mai capitato. Per fortuna la spiaggia si comporta bene, rispetta scrupolosamente quelle che sono le regole da tenere in mare. Perfetto. Noi proprio per questo fatto qui e per ciò che è accaduto la scorsa estate, da quest'anno, abbiamo deciso di distribuire una specie di libricino dove ci sono comunque all'interno 10 regole fondamentali per la sicurezza in mare. È una questione prettamente ludica perché è mirata molto ai bambini, perché noi crediamo molto che bisogna intervenire sui bimbi per poter poi avere maggior aiuto. Perché ecco, se Donato, i bambini si comportano molto velocemente perché siamo quasi in chiusura, sì. Le chiedo di sintetizzare questi 10 punti perché credo che sia molto importante per chi ci ascolta capire come comportarsi correttamente in spiaggia per evitare ovviamente di imbattersi in situazioni spiacevoli, prego. La cosa fondamentale è guardare sempre, allora, tenere un punto di riferimento sia dei genitori dove sono posizionati in spiaggia, poi il colore della bandiera che è esposta sul pennone, identificare bene quelli che sono gli assistenti bagnanti, non entrare mai da solo in acqua, quindi sempre in compagnia. Dopo una lunga esposizione al sole non bisogna mai entrare in acqua velocemente. Poi non tuffarsi mai dove ci sono gli scogli. Comunque sono 10 regole. La nostra associazione sulla spiaggia di Pane Pomodoro distribuisce ogni settimana a tutti i bambini questo libricino e devo dirvi che già ieri parecchi bambini hanno apprezzato perché non c'è nulla di scritto, sono tutti disegni, perché abbiamo pensato che il disegno attira sicuramente di più. Perfetto, e allora noi non possiamo che augurare buon lavoro a Donato Castellano, ricordiamo responsabile della Scuola Cani Salvataggio Nautico di Bari, che da tempo è impegnata proprio nell'assistenza ai bagnanti, confermata anche come servizio per questa estate sulle spiagge cittadine. Ecco, sì, prego Donato. Semplicemente un'ultima precisazione, perché questa è un servizio in più che quest'anno la nostra associazione ha deciso di offrire al pubblico barese, o quantomeno ai frequentatori della spiaggia. Noi facciamo ogni volta che siamo presenti sulla spiaggia assistenza ai disabili, quindi abbiamo due figure di soci che svolgono assistenza alle persone disabili, quindi accoglienza e assistenza. Dal momento che arrivano sulla spiaggia, quindi abbiamo un box spogliatoio, box dove comunque si preparano, vengono portati sul bagnasciuga e con la sedia job fanno il bagno. Questo è un servizio in più, ripeto, del tutto volontario, che ci teniamo a offrire, perché la nostra associazione
mira molto al sociale e quindi è una cosa in più, ecco, è una chicca. Perfetto, allora grazie mille per questa notizia che ci ha dato in esclusiva Donato Castellano, grazie mille, buon lavoro e buona estate. Grazie a voi e buon lavoro e buona giornata a tutti.